Federica è una giovane manager che è diretta negli Stati Uniti e riceve una telefonata dalla madre che le dice che il fratello ha una grave forma di leucemia e che necessita immediatamente del suo ritorno a casa, in partenza per gli Stati Uniti, per supportare il fratello necessitando di un midollo compatibile. E quindi La scelta, che è il titolo del romanzo, inizia con questo dilemma. La scelta è appunto quella di Federica, se tornare o a casa ad aiutare il fratello oppure abbracciare una carriera di amministratore delegato negli Stati Uniti. Ma questa è solo la scelta iniziale, perché in realtà il romanzo si compone di tante scelte, essendo un romanzo corale che racconta la storia di una famiglia di quattro membri della stessa famiglia a partire dal 1980 fino ad arrivare al 2019, e quindi un periodo abbastanza lungo nel quale i quattro personaggi subiscono anche quella che è l'evoluzione del contesto sociale della loro regione, dove prevalentemente ambientato il romanzo, cioè le Marche, decidendo appunto cosa fare delle loro vite. Quindi la scelta è anzitutto la storia di queste quattro persone, la loro evoluzione o involuzione, tenendo conto del contesto sociale che allo stesso modo cambia e in qualche modo si disgrega come si disgregano loro. Il romanzo è prevalentemente, come dicevo, ambientato nelle Marche, è stato scritto e narrato in terza persona con frequenti flashback e di fatto propone anche una possibile risposta a questi cambiamenti che sconvolgono le nostre vite, che è appunto quella di dare forza al concetto di dignità, inteso come pulizia, coerenza e rispetto innanzitutto verso se stessi. Da quando è nata, lotta per quello che conta davvero. Paola, che nasce da due impiegati pubblici. Paola, che ha un fratello più grande di 4 anni, Francesco. Paola che viene concepita quando i genitori non se l'aspettavano. Paola che piange nell'incubatrice e che per l'ostetrica è proprio caruccia. Paola che continuerà a sentirsi dire per tutti i suoi 19 anni carina, bella, bellissima, buona, da amici, amiche, compagni, parenti, spasimanti, fidanzati, eppure dai genitori. Paola che è quella bella, al contrario di Francesco, quello intelligente. Paola che ha difficoltà con la maestra d'asilo. Non capisce niente, dice questa al padre. E lo stesso affermano l'insegnante delle elementari e il professore di matematica alle medie. Il romanzo La scelta è prevalentemente ambientato nelle Marche. Il contesto geografico e socio-economico della regione dalla quale io provengo è fondamentale per comprendere anche l'evoluzione dei personaggi. Le Marche sono una regione, innanzitutto è l'unica regione italiana rimasta al plurale, quindi è una varietà già di concetti all'interno dello stesso territorio, ma è anche una regione che si è involuta probabilmente nel corso degli ultimi 30 anni, passando da un periodo, quello del 1980 e degli anni 90, seguenti, in cui la grande industrializzazione è quasi selvaggia in alcuni settori trainanti, lasciava intendere un futuro sempre più industriale ed economicamente più ricco, alla grande disillusione che è iniziata all'inizio del XXI secolo con le prime delocalizzazioni industriali di alcuni comparti industriali della regione e il successivo impoverimento della popolazione, a cui è anche seguito una disillusione morale di fondo, un certo impoverimento non solo intellettuale ma proprio dei comportamenti che nel decennio appena trascorso si è aggravato soprattutto nel centro della regione a causa del terremoto, che ha contribuito sicuramente a creare povertà e disoccupazione, alle infiltrazioni che ci sono state partendo dalla costa della criminalità organizzata e ad alcuni fatti, cito anche nel romanzo La scelta,
il tentativo, insomma, di omicidi di persone provenienti da altri paesi a Macerata, ad opera di un neofascista, che hanno sicuramente contribuito a rendere un ambiente più positivo verso il futuro, in ambiente abbastanza chiuso, più negativo e comunque con una visione del futuro abbastanza fosca. Ecco, tutto questo quadro è essenziale per comprendere le dinamiche nelle quali i quattro personaggi protagonisti del romanzo si muovono. La madre non ha alcuna voglia di seguire i compiti dei due figli. Se deve puntare una lira su chi prenderà la laurea, sceglie Francesco. Tu sei la più bella invece. A lei studiare non serve. Se uno deve valorizzare i punti di forza, è bene imparare in fretta a truccarsi, a stare sui tacchi, a giocare alla femme fatale. Da grande voglio fare quella bella, scrive in un tema in quarta elementare. A 11 anni gli adolescenti di Montecosaro guardano lei e non le coetanee. È alta 1,65, non ha più le forme di una bambina. Il seno è fiorito, la linea dei fianchi è una morbida curva. Miracolosamente non le crescono i peli sopra il labbro né sulle gambe. È mora, occhi verdi. Va ai giardini comunali con le compagne di classe a condividere i primi sogni di indipendenza e sembra la sorella maggiore. Paola, che evita di ripetere la terza media, perché per i professori maschi ci sono qualità almeno pari alla conoscenza delle nozioni di storia e geografia. Simpatia e sfrontatezza. Paola, che perde la verginità con uno di loro dopo gli orali e prova nell'adolescenza a dimenticare quell'invasione brutale a cui ha consentito. Inizia alle superiori che dice e scrive purtroppo e viene bocciata in prima ragioneria. Ci riprova l'anno successivo, dopo che d'estate ha cambiato quattro fidanzatini, soprattutto per capire cos'è il piacere durante un rapporto sessuale. Sa già che non si diplomerà. Nel modo con cui io cerco di scrivere ci sono sempre due aspetti che cerco di rispettare sin dal momento in cui approccio la scrittura, che sono quella di cercare di essere il più possibile impersonale come narratore e quindi di non influenzare con giudizi personali la narrazione, rendendola comunque fluida e scevra da ogni tipo, ripeto, di visione di fondo dell'io autore. D'altro canto, questo si coniuga con la forte necessità, dal mio punto di vista, di caratterizzare i personaggi arrivando alla loro essenza, quindi quasi scarnificandone la loro esteriorità, per arrivare proprio al cuore dei loro comportamenti e dei loro pensieri. Quindi la mia grande passione è proprio quella di costruire trame nelle quali i personaggi siano artefici di tutto quello che accade loro. Quindi li vediamo muoversi, li vediamo nelle piccole cose, nei piccoli atteggiamenti quotidiani, li vediamo estrinsecare in comportamenti visibili quelli che possono essere dei loro pensieri, e il mio modo, appunto, di far emergere le loro personalità è proprio quello di studiarli, quasi di vivisezionarli, proprio come un entomologo. Cerco di far questo perché credo che sia il modo per rendere tutti i personaggi né amati né odiati, essere in grado come lettori di comprendere quali sono i loro punti di vista. Non do giudizi morali, non do giudizi a priori di simpatia per un personaggio o per l'altro, li faccio muovere, li osservo, li scruto, li viviseziono, appunto, e poi da questo faccio trarre conseguenze narrative che li riguardano. La mamma sa consigliarla. Ha evitato che scaldasse il banco indicandole con largo anticipo i segreti della femminilità. Quali strade migliori hai? Dice. E allora ecco Paola che finisce a camminare su una passerella di legno a gabicce
insieme ad altre cotonate ninfette martigiane, tutte con cosce bene in vista, tutte osservate da una giuria di esperti in centimetri e circonferenze, capitanata da Al Benci, il re dei fotoromanzi, recordman di copertine di Grand Hotel, l'idolo di mamma. Non è uno qualunque. Per un attimo vorrebbe scapparsene a Montecosaro. Ma poi ricorda quali strade migliori ho. Ed ecco Paola che sfila. Ancheggia, sculetta come tutte le concorrenti, arriva al limite del palco e, come da copione, guarda verso l'occhio di bue che le inquadra il viso e poi, mentre fa marcia indietro, punta Benci, inarcando leggermente le sopracciglia. Un movimento impercettibile a tutti, tranne che all'interessato. Per lui è il segnale che la serata va conclusa alla grande altrove. La scelta di fondo è quella di Federica, che determina l'innesco narrativo di tutto il romanzo. La scelta, appunto, carriera, amministratore delegato in una grande multinazionale americana, oppure torno a casa, aiuto mio fratello Fabio a salvarsi la vita perché sono donatrice di midollo compatibile. Però la scelta è un insieme di scelte, è un insieme di valutazioni che i quattro membri della famiglia, i genitori Aldo e Paola e appunto i figli Federica e Fabio, fanno nel corso della loro vita in relazione a fughe, volontà di emergere, volontà di allontanarsi dal contesto familiare, volontà spesso di cercare una strada senza di fatto comprendere effettivamente chi sono loro, cosa vogliono davvero, e senza soffermarsi nel fare i conti con se stessi. I personaggi sono analizzati nel loro modo di comportarsi costante, quotidiano, ma i primi a non rendersi forse conto di come si comportano, di quali sono i loro pensieri, sono innanzitutto loro. Ecco quindi che un po' la chiave del romanzo, la conclusione del romanzo stesso, è una scelta ulteriore, che è quella alla fine di Paola, la persona, la madre, e la persona che probabilmente nella sua vita ha avuto chiaro fin dal momento in cui è diventata una giovane donna, che una scelta forse anche rivoluzionaria rispetto ai costumi a cui siamo abituati nella nostra società, è quella di scegliere la dignità, una parola anche questa poco utilizzata. Dignità, che vuol dire, ripeto, essere coerenti con se stessi, con un proprio percorso, saper accettare, senza con questo essere remissivi, ma comunque accettare le cose che della vita possono avvenire e sapersi adeguare alle stesse senza perdere la propria individualità e il proprio modo di essere di fondo.